Benvenuti ragazzi in un nuovo video e con tante novità, perché allora innanzitutto ho preso la mod per la GoPro per poter attaccare il microfono esterno. Infatti spero che si senta bene adesso. E niente, sono le 11:10 di sabato mattina. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like. E adesso stiamo andando a Viterbo da Quincy Moto, centro Ducati, dove ho preso tra l'altro questa qua, l'8:21. Mi sto organizzando per andare sulle Dolomiti. Quindi poi anche quando andrò su farò un bel video, ragazzi, magari vi dirò anche più o meno i costi, quanto ho speso, in modo tale che se qualcuno volesse organizzarsi ha già un'idea più o meno chiara di quanto andrebbe a spendere, no? E quindi per il fatto che devo andare sulle Dolomiti ho colto l'occasione per mettere lo scarico originale. Tanto ho già in preventivo di comprare forse un SC Project. Ora vedo un attimo, insomma, sto valutando. Avrei voluto mettere il Termignoni, ma il suo costo è spropositato, cioè veramente troppo. Anche usati si trovano sugli 800 euro, cioè a sto punto ho detto me compro invece di spendere 800 euro per lo scarico, a sto punto ne spendo di meno, ma con la differenza mi ci faccio anche la mappa, no? Almeno questo è il mio pensiero, perché se no tutti quei soldi solo per lo scarico sono troppi, raga. E poi un'altra cosa, adesso ho, come non so se avete visto il video di presentazione della mia moto, adesso ho montato le Dunlop D212, che sono gomme veramente spettacolari, ragazzi. Però con il fatto che diciamo che il posteriore è più o meno a metà vita, quindi a breve dovrò cambiarlo, stavo pensando di montare, già le ho viste, le Dunlop Rosso 3, diciamo, non quelle più sportive ma quelle un po' più stradali, e le ho trovate a 210 euro il treno, quindi più il montaggio arriverà intorno alle 250 euro. Temo ci abbiamo la polizia davanti, quindi dovremmo fare un passo leggermente così da cerimonia. Due palle, sì, vabbè, però se vanno a 40 all'ora io li sorpasso, zio, cioè no, vabbè che tutto, però 40 all'ora, 50 all'ora qua è il limite, ma come si fa? Io boh, non ho parole. Sono le 11:30. Scortati dalla polizia a 60 all'ora. E niente, raga, se la famo tutta così oggi questa, porca puttana, per un di altro, porca puttana. Ah, sto veramente pensando di girare dall'altra parte e far giro largo a sto punto, cioè, perché se no così è improponibile. Ci stiamo facendo la cemina scortati dalla polizia praticamente, a 50 all'ora con la moto che sta piangendo. Ovviamente non è che li posso sorpassare, perché se il limite è 50, come li sorpasso questi si fanno girare al culo, mi fermano anche se sto tutto in regola e come minimo mi fanno la multa. Siccome la multa non la voglio più, io mi metto dietro tranquillo tranquillo, sperando che girano, ti prego, fa che girano o che si fermano da qualche parte, ti prego.
Mamma mia, ragazzi, cioè io non ci credo. I carabinieri prima, la polizia, mamma mia, tutti ho presi, oh, tutti. Porca troia, porca. Ragazzi, sono appena arrivato a Viterbo e ho appena lasciato la polizia. Mi sono fatto tutta la Cimina a 50 all'ora, ragazzi, a 50 all'ora. Cioè, mannaggia la puttana. Oh. Vabbè che il limite è 50, però così mi pare eccessivo, no? Oh, Dio mio. Ma adesso lo diamo, che ore sono? Le 11:39. Dai, dai, dai che fa caldo, su, su, sto verde, oh. Trucchetto del mestiere. Così, verde, verde e voilà! Da che siamo arrivati. Niente ragazzi, allora ho fatto il rifornimento, ho fatto il pieno, te va cambiata tutta la trasmissione anche perché adesso ho 23.600 km. Quindi ho prenotato praticamente per cambiare la trasmissione l'11. Gli porto sulla moto l'11, gliela lascio un paio di giorni e poi la vado a riprendere. Tanto durante la settimana non è che la uso tantissimo la moto, giusto magari per andare al lavoro, ma niente di che. 250 euro e passa la paura. Anzi sì, giriamo qua, giriamo, vai. Poi gli ho chiesto anche per il Desmo Service circa 800 euro. A proposito, per se qualcuno sa in zona, diciamo, Viterbo-Roma, se fanno un Desmo Service a meno di 800 euro me lo faccia sapere nei commenti che ci vado subito. Dove si può risparmiare, risparmiamo. E niente, adesso direzione casa, che è anche quasi ora di pranzo, mezzogiorno e mezza credo. Sì, mezzogiorno e mezza. Quindi ce ne andiamo a casuccia a pranzare. Che caldo ragazzi, che caldo, mamma mia. Io poi sono uno che le protezioni, il giacchetto lo mette sempre, però oggi ho detto vabbè, vado tranquillo, vado. Poi tra l'altro per fortuna abbiamo trovato pure la polizia davanti, ci sono fatti tutto a 50 all'ora. Mamma mia, non finiva più.
C'è la polizia pure, porca troia! Vabbè, tanto sti cazzi stavano imbottigliati nel traffico e qua non mi chiappi. Ragazzi, che spettacolo!
ci lasciamo qua, ci lasciamo. Ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!